Siamo con mister Gerace, di nome? Pietro. Pietro Gerace, allenatore del Boca Ionio, sì, di Crotone, sì, che ha appena pareggiato i tre tempi dei Pulcini contro lo Scandale. Sì. È una bella squadra, mister, però quel gol all'ultimo secondo. Diciamo che la partita è stata combattuta nei tre tempi. Senza alcun dubbio. 0-0, dove le due squadre si sono equivalute abbastanza bene. Secondo tempo vincevamo 2-0 con un innesto particolare del mister avversario a un certo punto della partita per recuperare la partita stessa. In che senso? Perché è entrato un ragazzino che ha giocato solo il primo tempo, abbastanza più forte dei miei, che sono tutti piccolini del 2006, per pareggiare la partita. Però non fa niente, sono bambini, si devono divertire. E il terzo tempo ci voleva quel pareggio perché i miei bimbi restavano scontenti. Giusto così, sì, siamo contenti tutti, sì, insomma, sì. Un bel pareggio, tanto sono bambini, devono crescere. Sì, si devono divertire. E come mai questo nome, Boca Ionio? Boca Ionio, bisogna chiedere al presidente Claudio Sotero. Forse lui ama il Boca Junior dell'Argentina e ha preso spunto da quello. Da quanto tempo sei in questa società? Sono 3 anni. E voi di quale zona di Crotone noi siete? Noi ci alleniamo di fronte alla Villa Giosa, dove c'è la piscina olimpionica. Non capito. Alla Dinamica SRA. Quanti ragazzi ha? Lei allena solo i Pulcini? No, io ho i Pulcini e i piccoli amici, sono 30 bambini all'incirca, cioè 30-32. E come la società come funziona? I ragazzi pagano una quota mensile? Come ripeto, bisogna chiedere sempre a loro, io non mi occupo di... Tu ti occupi solo di... Mi occupo solo del campo io, mi diverto solo con i bambini del campo. Nella sua squadra c'è qualche ragazzo che merita, che sta crescendo? Che... Meritare è una parola grossa, per il momento si sono solo divertire. C'è qualcuno che ha qualche qualità tecnica superiore rispetto agli altri, qualcuno un po' inferiore, però non si può escludere nessuno a questa età. La nostra deve essere un'attività ludica per farli divertire. Non bisogna fare troppa competizione perché altrimenti poi la prendono a male i bambini. Il calcio, secondo lei, visto che nell'ambiente è più una dote o allenandosi si migliora? Se c'è la dote si migliora, se non c'è la dote si migliora ma poco. Certo. Se c'è la dote di fondo è innata. E anche nel calcio è tutta genetica, insomma. Sì, sì. Poi si guardano i genitori soprattutto. E domenica prossima? La prossima siamo in casa, se non erro, non mi ricordo contro chi però. Vabbè, Franchini, il mister Franchini ci ha detto che è un bel torneo autunnale, finirà sì, a gennaio. Sì, sì. Speriamo che la domenica il tempo sia buono come oggi, quindi i bambini si possono divertire. Al sud è sempre buono il tempo, noi non abbiamo insomma, problemi di alluvioni, speriamo, almeno rispetto a quello che non piove soprattutto, rispetto a quello che sta succedendo. Sì. Va bene, in bocca al lupo, grazie, e auguri per il proseguo. Salve. Salve.